Buongiorno signori, oggi facciamo un piccolo giro, facciamo una prova con questa Skoda che è una macchina, è una Fabia Wagon, la macchina è una 1000 di cilindrata, 75 cavalli, può guidarla anche il mio patentato. Tra l'altro la macchina è un Euro 6 di temp, quindi potete andare dove volete senza nessun problema, benzina. È un giugno 19, insomma, la vediamo un attimo, poi la proviamo su strada. Eccola qua. È un blu indaco abbastanza particolare, pastello doppio strato, non ha personalizzazioni strane, normale. Vabbè, il classico Bluetooth, sensori per il parcheggio, quali sono sempre interessanti, quali vedete. Copricerchio, normale. Carrozzeria, sì, qualche puntino, qualche piccola rovinatura la troviamo, non è nuova, però la macchina in ottime condizioni. Interni lavati, igienizzati, profumati. Se non ricordo male, poi li vediamo su strada, 33.000 km. Eccola. Le sue cosine, tappetini originali, il suo triangolino. Poi vi racconto un po' la storia della macchina. E voilà. Ok, adesso la proviamo. L'ho messa in moto. Motorino che è un gioiellino, 33.000 km, lo sente girare benissimo. Ho fatto il tagliandino a 29.500 km a giugno. Anche l'Isofix, non so se prima ve l'ho fatto vedere. Pronto. Gomme seminuove anche estive, eh? Quindi doppio treno di pneumatici e la macchina provvista anche della ruota di scorta, dimensione normale, addirittura con le sue lucine originali, il suo kit con l'olio per fare i rabocchi originale che viene consegnato alla consegna. Andiamo a provarla. Ok, signori, si parte tutto dal vivo. Quindi vedete la macchina, ve l'ho fatta vedere prima, esteticamente, internamente. Allora, aspettate un attimo, chiudiamo il portone. Allora, come spiegavo, è la macchinettina che la può utilizzare anche il neopatentato, ok? Sì, ci vediamo. Può usare il neopatentato, quindi 75 cavalli, climatizzata, ben tenuta. Unico proprietario, cioè adesso non voglio dire la classica cosa, è una macchina nuova. Possiamo dirlo, è una macchina molto fresca. Magari non piace a tutti perché non è il modello di grido particolare, accattivante, però nel suo insieme col frontale nuovo che hanno fatto, sinceramente mi piace molto come linea rispetto alla prima che magari era un pochino magari tozza se vogliamo, però questa qua del sensore parcheggio, musettino nuovo, è un Euro 6 di temp, potete andare dove volete, centro Milano, c'è nessun problema, c'ho il cruise control, ok, posso accenderlo.
vediamo se sono capace. No. Settato a 40 km/h me lo prende, per dire che anche se mi trovo sulla superstrada dove ho la velocità bassa, lo utilizzo, non devo andare per forza a velocità elevate. Climatizzatore manuale, ma il climatizzatore, la benzina però quella facciamo non è un problema. Ok? Comandi al volante, abbiamo tutto, start e stop, vetri elettrici, chiusura a distanza. Bluetooth per il telefono, macchina che comunque grazie a tre cilindri così ha un'ottima elasticità come motore, puoi attaccare l'USB per fare le tue cosine, anche le SD ti prende eventualmente. Disabilitata, però si potrà Qui dobbiamo guardare il rapporto prezzo prodotto anno della macchina, quanti chilometri ha. Ok, adesso abbiamo il Cruise, lo vediamo in chilometri, lo spegniamo, 33.097 chilometri in questo momento. Risponde molto bene il motore, eh? Bello pronto, cristallo originale, non sostituito, senza sassate. Due graffiettini glieli trovate, un angolino lì sul paraurti, stiamo parlando di stupidate, poi uno se ne fa una malattia, poi si può sempre eventualmente fare una sfumatina. È una macchina che abbiamo ritirato direttamente noi dalla persona che l'aveva offendo nessuno a dire, guarda, la usava principalmente il papà per portare il figlio che aveva un problema di deambulazione, portava al lavoro e basta, quindi è questa la motivazione perché ha fatto poca strada, persone squisite e simpaticissime, che viaggiava per farvi capire con le foderine sui sedili, ok? Quindi se guardate, se venite a vedere anche gli interni così, la sedileria e tutto quanto. Cioè è una macchina che vi consuma poco, non è grande, però se avete bisogno di un pochino di spazio anche per caricare, è ottima, c'è un bel baule, è l'Isofix, è 5 posti, è 1,6 euro di TEM, ha pochi chilometri, ha la ruota di scorta a dimensione normale che a tanti preferiscono. Abbiamo già montato le gomme per la stagione, seminuove. Vi diamo anche le quattro gomme estive seminuove, cioè calcolate che avete tutta una serie di cosine all'interno del prezzo che non sono spese che poi dovete affrontare. Macchina, guarda, c'ha una vibrazione, volantino in pelle, ma via benissimo. Siamo comunque ai nostri 110 km/h. Accessoriamento giusta, climatizzazione, Bluetooth, autoradio, comandi al volante, cruise control, sensore di parcheggio, 5 porte, 5 posti, Isofix per attaccare seggiole dei bambini, prese USB, climatizzazione manuale. Boh, direi che il giro si può anche chiudere qui perché c'è poco da vedere, la macchina non c'ha rumorini strani o che cosa. Scusate il telefono, andiamo dopo. Niente, io spero che come sempre questi video vi servano per vedere a distanza la vettura e capire che il prodotto è buono. Vi lascio sempre i nostri recapiti alla fine del video. Se avete bisogno ci chiamate, siamo sempre disponibili. Ciao, grazie, vi aspetto.